chi mi segue da molto già lo sa, e gli altri immagino avranno capito che Dorian Yates è il mio bodybuilder preferito. Chi mi segue da molto sa anche che io amo la Pepsi Max Zero e Danzig, quindi diciamo che il bodybuilding, la Pepsi e Danzig sono le mie cose preferite in generale. Comunque, questo è un video di Jerry Ward, che è un bodybuilder, diciamo, vabbè, un youtuber americano, che nel 97 ha filmato questa guest posing di Dorian Yates agli New England Championship e poi l'ha postata nel suo canale di YouTube. E per chi non sapesse cosa sia una guest posing, sono delle posing routine di bodybuilder che vengono invitati dai promoter, dagli organizzatori dei contest. In genere sono contest minori e i bodybuilder in genere si presentano in off season, quindi un po' appesantiti. Questi bodybuilder vengono pagati appunto dagli organizzatori, che in questo modo cercano di attirare l'attenzione di più gente possibile per venire ai contest, e i bodybuilder fanno queste posing routine che comunque un po' appannate, un po' fuori forma, giusto per prendersi qualche soldino. E adesso vanno ancora molto le guest posing, e il loro significato, la loro funzione è questa fondamentalmente: non vedrete mai una guest posing al Mister Olympia o all'Arnold Classic, al New York Pro, all'Ironman, al Prague Pro, a questi contest importanti. In genere le guest posing avvengono a contest molto poco importanti, spesso contest dove non gareggiano neanche professionisti, magari contest della NPC o addirittura nemmeno del circuito della NPC. Però fatto sta che Jerry Ward ha filmato questo video, questa posing routine di Dorian Yates nel 97, e lui si è presentato a 140 kg o 310 libbre, quindi probabilmente il Dorian più mostruoso che abbiamo mai visto, a meno che non pesasse lo stesso tanto durante le riprese di Blood and Guts, il suo video di allenamento, che è uscito mi sembra nel 95, quindi un paio d'anni prima. E devo dire che comunque, nonostante fosse un guest posing, nonostante fosse in off season, era abbastanza definito per essere in guest posing in off season. Le uniche pecche direi che sono lo stomaco disteso, molto disteso come non l'avevo mai visto di Dorian, e il fatto che sia 97 mi fa capire che sia dovuto, come dice lui, all'insulina, perché lui ha detto che ha utilizzato insulina solo nel 96 e nel 97, quindi gli ultimi 2 anni della sua carriera. E prima che qualcuno non capisca quello che dico, perché c'è sempre qualcuno che non capisce quello che dico, io sto dicendo che Dorian ha detto esplicitamente che l'ha usata solo nel 96 e nel 97. Quindi prima che qualcuno commenti: no, guarda che mio cugino e il suo amico la usavano già nel 95, va bene, io non sto dicendo che l'insulina non esisteva prima, sto dicendo che Dorian l'ha usata nel 96 e 97. Quindi la cosa che mi colpisce molto è questo stomaco disteso come non l'avevo mai visto. E infatti, poi andatevi a guardare la posing routine completa sul canale Jerry Ward. La cosa che mi colpisce è questo stomaco disteso, che poi gli ha impedito, credo, nella posing routine di fare l'absent eyes. Poi fa anche le sue pose tipiche, che non sono obbligatorie, però questa manca. E poi mi stupisce molto, anzi non è che mi stupisce, mi sorprende la sua condizione in generale. Molto definito, la pienezza della schiena anche in off season. E poi un'altra cosa che mi ha stupito è alla fine del video, quando lui parla sul palco, c'ha il fiatone, quindi è molto molto affaticato, ma questo credo sia dovuto, a parte al peso, ma anche al fatto che durante la posing routine bisogna tenere le pose, e costa una fatica enorme anche quello. Comunque, vi saluto. Fatemi sapere che ne pensate di Dorian così mastodontico. Siamo a livelli di Big Ramy, anche perché Big Ramy, questo è il livello di definizione che porta in genere. Quindi, fatemi sapere che ne pensate, e buona.